Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di un artista, ovvero Edward Hopper, perché i suoi dipinti mi ricordano molto la condizione che stiamo vivendo fino a questo momento. Vi avviso che questo artista non sprizza felicità da tutti i pori, quindi se state cercando un video allegro e divertente vi consiglio di aspettare venerdì e guardare il mio video sui colori. Penso che però sia comunque utile guardare i suoi dipinti in questo momento perché, appunto, essendo stati fatti in un diverso momento storico, ci fa riflettere sul fatto che queste condizioni siano qualcosa di un po' più universale, anche se ovviamente certe situazioni possono aumentare queste situazioni. Mi soffermerò poco sulla sua biografia, ma come sempre un minimo è necessaria. Edward Hopper nasce negli Stati Uniti il 22 luglio del 1882 da una famiglia borghese e colta. Nel 1900 entra nella New York School of Art, un prestigioso istituto da cui sono usciti alcuni dei maggiori esponenti dell'arte americana dell'epoca. Gli insegnanti notano da subito il talento di Edward e lo spingono a intensificare il suo studio andando nelle mostre e nei musei a copiare le opere dei grandi maestri. Durante alcuni viaggi studia e sperimenta diversi linguaggi e tecniche fino a maturare un suo linguaggio espressivo personale intorno al 1909. Fin dagli esordi della sua carriera artistica, Hopper è interessato a composizioni architettoniche in cui inserire pochi personaggi se non uno solo, che lo vediamo quasi sempre distaccato e che vive in una dimensione isolata. Nelle sue composizioni vediamo un evidente richiamo all'inquadratura fotografica, forse questo dipende dai suoi studi a Parigi sugli impressionisti e su Degas, poiché non era molto interessato all'arte dei suoi contemporanei, ma più a quella degli artisti precedenti. Hopper ai giorni nostri potrebbe non sembrare un artista così originale, però proviamo a confrontarlo con i suoi contemporanei, perché a quel tempo stavano appunto emergendo le grandi avanguardie artistiche. Il linguaggio di Hopper risulta quindi molto diverso da quello dei suoi contemporanei, che a quel tempo si stavano dando alle sperimentazioni tecniche formali più estreme. Anche se faceva parte del movimento del precisionismo, che riprendeva le ricerche cubiste per riadattarle alla realtà americana, ovvero dell'industrializzazione della modernità, ritengo che dal punto di vista delle tematiche e della poetica, l'arte di Hopper rimanga un caso più riconoscibile e isolato. Ok, sto divagando, devo comunque concludere la sua biografia, ma penso che la sua arte sia stata molto più interessante della sua vita. Cioè sì, è nato, studiato, sperimentato, va bene, però comunque le sue opere penso che siano molto più affascinanti della sua vita. Quindi che altro dire, nella sua vita ha continuato parallelamente l'attività di artista ed illustratore, che nel 1933 il Museum of Modern Art di New York, ovvero il MoMA, gli ha dedicato la sua prima retrospettiva e che ha lasciato questo mondo il 15 maggio 1967 nel suo studio di New York. Bene, ora parliamo delle sue opere. Su cosa riflette l'arte di Hopper? Molte persone vivono una condizione di solitudine, che è una solitudine interiore, esistenziale, che non dipende tanto dagli spazi o dalle persone che si trovano intorno a loro. È questo tipo di isolamento inteso come una condizione psicologica che emerge nei dipinti di Edward Hopper. Sono dipinti caratterizzati da uno stile semplice ed essenziale, dove vengono esplorate le difficoltà comunicative della società americana agli inizi del Novecento. Viene evocato tutto il vuoto e l'incomunicabilità delle classi medie statunitensi di quell'epoca, e quando il mondo diventa sempre più tecnologicamente avanzato, gli esseri umani non riescono a stare al loro passo, finendo per isolarsi. Come nei dipinti di De Chirico vediamo un'ambientazione surrealmente deserta, immersa nel silenzio, e la composizione dei quadri, fortemente geometrica, accentua questo senso di immobilità. I personaggi sono pochi, quando sono in gruppo non si guardano e non si parlano. Anche il punto di vista, che spesso è elevato e lontano, accentua questo senso di isolamento, e le luci fredde e tagliente fanno percepire ancora di più questi rapporti umani come di finzione. Le scene rappresentate sono quotidiane, ma questo le rende ancora più inquietanti, perché appunto le rende surreali, le rende alienanti. Nell'anno dello scoppio della Prima Guerra Mondiale realizza un grande dipinto ad olio intitolato Sera Blu. Vediamo personaggi rappresentati che sono molto differenti, sia per professione che per stato sociale. Ma anche se all'interno della società rivestono ruoli differenti, condividono questo stesso spazio e condividono questa stessa condizione di isolamento e solitudine. Vediamo una coppia che non è in grado neanche di guardarsi negli occhi, e quello che sembra più a suo agio sembra il clown al centro. Forse perché è l'unico all'interno della società a indossare consapevolmente una maschera. Il rapporto tra uomo e donna nei dipinti di Hopper è quello in cui si manifesta maggiormente questa situazione di incomunicabilità. Gli esempi più interessanti sono Hotel presso la ferrovia e Stanza a New York, dove in entrambi i casi vediamo delle coppie che non interagiscono, non si guardano e non si parlano. Anche se vediamo una grande differenza di età tra le due coppie, la situazione è molto simile e quindi ci fa quasi pensare che anche se il tempo passa, questa situazione non si riesce a risolvere, l'incomunicabilità persiste e quindi la loro vicinanza fisica non corrisponde certo a una vicinanza emotiva. L'opera più famosa di Hopper è sicuramente Nottambuli, penso che tutti l'abbiate mai vista almeno una volta nella vita. Qui la condizione di solitudine e incapacità di comunicazione degli esseri umani è totalizzante. Sono rappresentati di notte in un bar quattro personaggi che sembrano quasi le uniche forme di vita in una città fantasma. Sono tutti assorti nei loro pensieri, non si guardano e non si parlano. L'unico che sembra tentare un dialogo è il barista, ma senza ricevere alcuna risposta. La condizione rappresentata non sembra momentanea, ci viene quasi suggerito che questa sarà una condizione che si porteranno dietro anche quando usciranno da questo bar. La coppia rappresentata continuerà a portare la freddezza nel loro rapporto. Il barista cercherà sempre di parlare con le persone senza ricevere alcuna risposta. Insomma, che cosa c'è di più deprimente di così? Bene, penso che sia il caso di fermarci qui per non deprimerci ulteriormente, però penso
penso che sia interessante riflettere su quanto quest'arte, che parla di incomunicabilità, sia paradossalmente in grado di comunicarci delle emozioni così forti. Sono opere che comunque creano molto facilmente un dialogo con il pubblico. Quindi se vi sentite soli in questa quarantena, beh, ricordatevi che Hopper stava peggio di voi. Cosa ne pensate dell'arte di Edward Hopper? A me ha sempre affascinato tantissimo. Fatemi sapere se ci sono altri artisti di cui vorreste sentirmi parlare, perché a me questa tipologia di video personalmente piace tantissimo. A meno che non mi chiedate un artista che non mi piace, ovviamente, però sono sempre aperta alle proposte. Come sempre vi ricordo di seguirmi su Instagram, di iscrivervi al canale, condividere, mettere mi piace, mettere like e fare tutto quello che potete per condividere la cultura. E noi ci vediamo nel prossimo artistico video. Ciao!